siamo partiti da pochissimo, sarà un'oretta da Mopelia e abbiamo... quanto Ale? 20 nodi? 20 nodi da est-sud-est, siamo a Lasco, circa 120 gradi rispetto al vento. Qua c'è la barca che è partita anch'essa da Mopelia, si chiama Smitana? Smitana. Sono tre ragazzi, ho sentito uno svizzero, un russo e un francese. Certo, fa una bella coppia con noi, con gli italiani e l'altro francese che sono là in fondo davanti, non so se si vedono. Al momento si viaggia bene, certo c'è un po' di onda, ma chissà cosa deve essere stato nei giorni passati quando c'era decisamente più onda. A dopo per un altro aggiornamento. Verso Palmerston è la prima sera. Ovviamente ho preso in mano sta cosa qua e le ondone sono sparite. Ogni tanto arrivano di quelle ondone pazzesche. Si vede da come la barca si muove. Ci sono circa 18-20 nodi, stiamo viaggiando con due mani alla randa e il Genoa. E viaggiamo bene, 7,5, 7,2. Se diminuisse solo un po' il vento non sarebbe male. No, oggi è il terzo giorno. Oggi che giorno è? Boh, aspetta che chiedo, Dunque, anche il capo è d'accordo, oggi è il secondo giorno di navigazione e da stanotte il vento è completamente scemato. La situazione è la seguente, quindi abbiamo una bella onda lunga da sud-est. Ormai anche questa si è affievolita stasera, come vedete ci sarà mezzo metro probabilmente. Oggi era cielo completamente sereno, sono comparse le nuvolette dell'Aliseo, quindi magari stasera qualcosa arriva. Le previsioni dicono che dovrebbe arrivare 12-13 nodi di vento, speriamo. Anche stasera tramonto galattico. Verde, mannaggia. Eccoci alla mattina del quarto giorno di navigazione verso Palmerston, sono le 7:05, 7:10 e finalmente Palmerston è là. Ta-da! È stata una navigazione lunga perché più che altro siamo andati molto a motore, cioè veramente una rottura di scatole. Il tempo è fantastico, come vedete, pianura padana fine ottobre, anche se siamo alla fine di settembre, però potrebbe essere anche fine settembre effettivamente quando c'è la rottura del tempo a Milano. Vabbè, sta di fatto che siamo decisamente dall'altra parte del pianeta.
mare c'è, si vede la nostra barchina laggiù che ballonzola. Qui dove mangiamo, questa è la cucina, bellissima. Someone else to say hello.
Eccoci in avvicinamento a Beveridge Reef. Non so se si vede appena appena le onde che frangono. Questa è la parte più nord-est dell'atollo. È abbastanza lungo, circa 6 miglia. I nostri amici americani sono già dentro. È stato abbastanza semplice entrare, non dovremmo avere problemi nemmeno noi. Che posto, ragazzi. Siamo ancorati a Beveridge Reef, in un posto veramente impressionante, nel senso che ha un colore d'acqua pazzesco. Siamo in un micro atollo, perché è lungo 6 miglia per 1,5, in mezzo al nulla, perché veramente qui non c'è nulla. Il posto più vicino è a 180 miglia Niue, chiamiamolo riparo, anche perché è uno scoglio, praticamente. Fantastico, ma veramente fantastico. Quello dell'acqua è pazzesco. Pazzesco davvero. Thank you.
Eccoci, oggi è il 9 di ottobre, siamo in navigazione verso Niue. Abbiamo lasciato il fantastico Beveridge Reef quasi 22 ore fa. Niue è laggiù, ma credo che non si veda. Siamo a circa, anzi precisamente a 13 miglia e 36. Passeremo dalla punta sud. Abbiamo 20-22 nodi, una mano aranda e tutto il genoa fuori, viaggiamo bene, oltre 7,5 costanti. Bella andare. Qua siamo in mezzo alla foresta, ma che alberi che ci sono? Qua siamo a Lavaiki Track o Cave. C'è questo passaggio bellissimo in mezzo a queste rocce incredibili. Ma che roba! Oh oh!